Ritorniamo qua e oggi te parlo di qualcosa veramente particolare. Allora, nel corso della mia piccola esperienza ho iniziato a utilizzare rasoi plastica. La plastica che poi l'ho trovata anche nei rasoi di sicurezza. Quello più consigliato da me è sempre stato il Wilkinson Classic di plastica. E ti faccio vedere qua, aspetta. Eccotelo qua, il Wilkinson Classic in plastica. Beh, fino a qua, no? Lo sappiamo tutti. Poi c'è stato anche chi ha copiato proprio la forma in tutto e per tutto. Mo qual è il Wilkinson Classic, eh? Qual è? Vedi un po'? Copiato, però si vede anche la qualità della plastica, non è proprio eccellente, questa è della Tritt, eccolo qua, Tritt, e hanno copiato la forma, un rasoio abbastanza, non dico impegnativo, però diciamo che fa il suo, si sente che fa il suo, però oggi voglio parlare di quello vintage anni 80, eh sì, ce l'avevo un pacchettato lì da una parte, scusate il casino, ma oggi dentro casa mia c'è il delirio, te lo faccio vedere subito, e ti faccio vedere subito il set che vado ad utilizzare oggi per questa rasatura, guarda un po', eccolo qui. Vabbè, era già mezzo aperto, questo me l'hanno regalato mezzo aperto, polvere sopra e impacchettare la menta, sinceramente. Meglio evita. Allora, nuovo, nuovissimo. Aspetta, guardalo. Guarda com'è strano. Ti ricorda qualcosa? C'ha una forma di qualcosa di già conosciuto, familiare. A primo acchito sembra quasi il Futur, il Mercur. Plastica, questo dovrebbe essere degli anni 80 o 90, sinceramente non ho trovato tante informazioni in giro, quindi ipotizzo, quindi le mie sensazioni sono genuine, quindi ripeto, non ho trovato nulla di particolare scritto. Eccolo qua, stessa, diciamo, stesso principio, la metta va applicata qua, chiuso e avvitato. È tipo un twist to open, visto che ci piace così tanto l'inglese, un twist to open. Non conti fino a 5 e basta che giri il manico, capito? Allora, ci vado ad utilizzare la mente sua, giusto per farmi del male fisico. Io lo dico prima, no, lo dico prima. Se vedi il sangue, sappi che qualcosa è andato storto. Wilkins Sword, queste sono quelle nuove, quindi dovrebbero un po' graziarmi. Allo stesso tempo, utilizzo qualcosa di italiano e non. Perché italiano e non? Allora, il cellone, eccolo qua, il mega cellone, non gli puoi di niente. Però mi è cascato purtroppo e si è crepata la ciotolina, vedi? Capita pure questo. Con questo qua io non mi irrido, almeno spero, mi auguro, nel senso che non avendo l'aldeide benzoica non mi dà fastidio. È un tallowato, quindi tradizione completamente italiana, abbinata a che cosa? Un bellissimo Epsilon Amber, eccolo qua. Allora, l'Epsilon Amber, tanti mai l'hai chiesto, perché poi ci stanno i cloni in giro che dicono che assomiglia, fa, gli apparecchi e sparecchia casa. Secondo il mio naso, un po' di somiglianza c'è. Questo è quello vecchio, il carissimo vecchio Floyd. Secondo me si assomigliano molto. Italiano perché il Genuine era stato fatto appunto per noi italiani. Quindi sta profumazione così talcata, piacevole, che non tutti piace, però comunque eravamo abituati a sentirla e ci riportava indietro nel tempo. E secondo me l'Amber dell'Epsilon ci assomiglia parecchio, come d'altronde anche il blu che assomiglia al blu, da Floyd. Vabbè, detto questo, pennellino tasso nero morbido, molto, ma molto, guardate, è morbido, pare lo spolverino, è effettivamente molto morbido questo tipo di pennello. 61,50 che ti può giocare all'otto, sarà da Roma, mi raccomando, poi dividiamo. Eccolo qui, morbidissimo, morbidissimo. Allora, prime cose che vado a fare è appunto mettere già intanto l'acquetta dentro al saponcino in modo tale che possa riscaldarsi. Poi non si sa mai, per non sai, la sfiga è tanta, aiutami te, chi la capisce è bravo. E andiamo a inserire la nostra lamettina dentro il Wilkinsino, eccolo qua, vediamo un po'. Certe luci non è proprio, non so proprio sistemate bene, ma se fa manna bene pure stavolta, dai. Ok, oh, sto a fare una cosa che per me è un pericolo. È un pericolo. Pericolo 81. Eccolo qua. Scarto, scarto. Vado, vado. Eccola.
Inserisco, vedi, perché c'ha le placchettine sue, quindi perché non utilizzarle? Vado a inserire TPS in corpo, lo vado a inserire qua e giro fino a che va. Occhio e dita. Allora, verifichiamo un attimo il gap di questo rasoietto. Beh, insomma, un gappino abbastanza, non dico prepotente, ma secondo me, barba che c'ho, va più che bene. Quante ne potrei dire ancora? Però vabbè, certe volte mi devo astenere anche da parlare troppo, sennò viene un video lunghissimo. Quindi, la prima volta che utilizzo questo tipo di rasoio, mai provato in vita mia, ho cercato in rete, dico la verità, la storia, eccetera, ma ho trovato ben poco. Ho trovato su un forum americano che forse diceva anni 80, inizio 90, quindi non saprei. No, vediamo che succede. Oh, come al solito, ma la prendo calma. Me la prendo con molta calma, tranquillità. È un video di relax, anche perché penso che tu riesca a sentire il bordello che ho di là. Mi sono isolato un attimo appunto per rigenerarmi il cervello. Eccolo qua. Allora, siccome è molto molto morbido, veramente molto morbido questo pennello, mi ha ad aiutare appunto con le punte. È un pennello che, dico la verità, ma ha perso parecchi peletti, eh? Parecchi. Poi io, mandorla e talcato, classico tradizionale italiano, eh? Poi c'è chi mi ha detto, ma non t'ha stancato, non t'aveva stancato la mandorla? Sì, infatti non la uso spesso. Ogni tot, ogni tanto quando c'ho voglia, prendermi, mi metto lì e mi faccio una smandorlata come si deve. Mica sempre, però ogni tanto ci sta anche appunto per ricordo della tradizione. Vedi? Un po' troppo moscione sto 61-50. Ma veramente moscio, eh? Moscio nel senso che è morbido e quindi poco rigido. Il mandorlone. Eccolo qua. Tranquillo, ora metto un po' di acqua. Non è tutto il giorno così, eh. Menti matto dentro sta casa, lo posso assicurare. Ah, grazie a tutti quanti per gli auguri, eh? Grazie. Manca un mese, febbraio, e nasce l'ultimo pargolo, prometto, l'ultimo. Non vado avanti perché sennò faccio una squadra di calcio. E la televisione ce l'ho, il bello è quello. Allora, acqua calda, sto uscendo. No, sto cambiando l'acqua. No, alle olive, ma sto cambiando l'acqua. Ok. Mi serviva giusto un tantino per fare il mio bel montaggio. Non capita tutti i giorni, usiamo Wilkinson, mai visto prima. Non l'andate a cercare perché non lo trovate neanche, veramente, neanche su eBay, eh. Intanto poi lo so che qualcuno, giustamente colpito, no? Oh, interessato, va in giro subito. Ah, mo cerco. Ah, mo lo trovo. Mo lo trovo. Da retta a Luca. Allora, leggerissimo. Carinissimo. E niente, tocca provarlo. Andiamo, proviamo. Poi, con le sue, eh. Lo sto utilizzando come se fosse in bic, quindi senza neanche rendere la pelle. Quindi, figura un po'. Anche se so che poi quello che va girando col goniometro mi viene a dire, ma tu tieni come una zappa. Io sinceramente. Peccato perché te devo dire che è molto più confortevole di quello in plastica. Che c'è adesso, logicamente. Perché, eh. Essendo molto 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 leggero, riesce a gestire bene anche il discorso pressione che non è da farsi.
Tieni. Lo vedi? Lo vedi che ogni rasoio c'ha la sua? Così sta smonta a casa. Ammazza, oh. Una bomba sto rasoio. Non puoi capire. È una bomba proprio. Spettacolare. Forse è veramente uno dei migliori Wilkinson che ho provato fino adesso. Ma perché fanno le cose, gli escono bene e poi le levano dalla produzione? Perché? Io certamente me lo domando, perché lo fate? No, vediamo un contropelo, però fino adesso mi ha dato una buona sensazione. Molto 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 leggero, facile da gestire. Non devi fare pressione, taglia bene, la lametta è ben serrata, quindi ben bloccata. Non ti fa movimenti strani. Piacevolissimo, taglio, c'è Wilkinson, lametta che non gratta. Tanta roba. Oh. Che è successo qua? Stanno a piangiro. Ah, vedi che roba. Oh. Ammazza, Dio. Tiè. Spettacolo. Ma veramente spettacolo? Yeah. Cioè poi c'è il lavoro, una bella garanzia, eh? Buon sapone. Chi è? Che gli devo dire? Non gli posso dire niente. Sta andando a favola. Sta andando molto 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 bene. Ah, poi un'altra cosa, grazie pure a tutti coloro che mi hanno detto, a parte che qualcuno mi ha dato del matto, ma nell'ultimo video ho usato veramente un rasoio che lasciamo sta. Oh, sembra quasi che non c'ha la metta. È uno spettacolo questo rasoio. Certo, non è profondissimo, però. Non gli posso dire niente. È un rasoio da tutti i giorni questo. Un rasoiettino tranquillo. Non eccessivamente profondo, come già ho detto, ma veramente piacevolissimo. Piacevolissimo, guarda, te lo rifaccio vedere. Ecco qua. Niente trucco, niente inganno. Spettacolo. Aspetta, mi sciacquo il viso. Allora, andiamo a vedere i punti dove magari non è andato proprio bene in profondità. Però devo dire che alla faccia del cavolo. Alla faccia del cavolo. Per non dire un'altra cosa, che non la posso dire. Hai capito? Ma che pure sta zitto. Ma prima o poi, cavoli, eh. Allora.
Non so veramente che dire, veramente ottimo, ottimo. Quindi chi se la deva così tutti i giorni, negli anni 90, 80, quello che sia, se la deva però veramente bene, senza nessuna difficoltà, preoccupazione. Ma adesso stiamo tutti in palla con questi gran rasoi, oh, super aggressivi, oh, perché devo dimostrare, oh, ma chi te lo fa fa? Oh, lo ripeterò fino alla morte, ma chi te lo fa fa? Ma chi te lo fa fa? Cioè, questo è veramente rasoio tranquillo tutti i giorni, santi giorni, anche con queste lamentacce qua, perché per me le Wilkinson non so proprio ottime lamette. Però devo dire che la sensazione è stata veramente fantastica, cioè andava tranquillo. Pensa se gli mettevo sotto una Feder, se gli mettevo una sotto una Gai. Certo, vado a guadagnare un po' di profondità, vado a guadagnare anche come piacere di taglio. Ma pensa che cosa può fare un rasoio del genere, quindi... Perché? Perché? Perché li levate dal mercato quando fate le cose fatte bene? Perché? Allora, bello fresco, mi ricorda appunto il vecchio Floyd, che poi ne parleremo pure di questo discorso, perché girano parecchie, parecchie voci anche sul mio gruppo, del nuovo Floyd che non ha più la scritta prodotto eccetera eccetera Barcellona e prodotto da, lo sapete, l'ha acquistato Proraso, quindi molti pensano che viene prodotto qua, io credo che venga prodotto ancora lì, però questo ne poi ne parleremo quando ce l'avrò sotto mano, perché adesso non posso di nulla perché non c'ho sotto mano la nuova profumazione. È identico secondo me l'Epsilon sul punto di vista sia del piacere del mentolo, non esagerato, perché ricordo il Floyd Genuine ha una punta di mentolo che è molto piacevole. La profumazione talcata logicamente non è la stessa fragranza, solo i boccaloni possono credere che uno possa riprodurre al 100% una profumazione. Non è possibile farlo perché faresti una copia, quindi non lo puoi fare. Non lo puoi fare, però dico, ci si avvicina molto e sinceramente me lo ricorda molto, visto che in questi due anni siamo stati abituati a un cambiamento radicale della profumazione del Floyd, secondo me l'hanno soltanto che peggiorata, perché per me è un misto tra il vigoroso e il genuine, cioè se capisce niente. Io mi auguro che al più presto possa ritornare ad essere così come era prima, ma sembra che non sia tanto facile. Allora, niente, rasatura efficientissima, efficace, certo, ripeto, non profondissimo, quindi questo è un rasoio molto molto buono per tutti quanti i giorni, quindi nel passato Wilkinson Classic per me era una bestia, andava bene, non so quanto poteva costare un oggetto del genere, considerando che il moderno in plastica costa dai 3,90 euro ai 4 euro e qualche cosa, penso che, presumo che anche questo abbia avuto un costo così basso, però devo dire, il risultato te l'ha dato, alla faccia di tanti altri rasoi che magari promettono chissà che cosa e anche loro un po' faticano. Questo veramente poco, forse qua è il principio, poca spesa tanta resa, forse qua vale. Vabbè, io come dico sempre, buoni acquisti e buone sorbate, ringrazio per il video, mi auguro che tu abbia messo un minimo di like per questo video qua, noi ci vediamo al prossimo video, e prossimo video però te voglio parlare, già te lo anticipo, dei rasoi a pettine chiuso. Facciamo un attimo un discorso sui rasoi a pettine chiuso, se è vero o no che sono poco aggressivi perché l'R41 è l'unico, sì, come no. Vabbè, noi ci becchiamo al prossimo video, ciao. Non c'ho la sigaretta elettronica perché ho problemi con la kiwi. Ciao.